Ciao bellezze, benvenute o bentornate in questo nuovo video, l'ultimo prima di Natale, e per questo motivo ho deciso di realizzare oggi un make-up natalizio utilizzando però solo prodottini low cost. Se questo video vi piace, mi raccomando, supportatemi con un bel like e iscrivendovi al canale se ancora non lo avete fatto, e poi vi aspetto anche nelle altre piattaforme. Allora, direi di iniziare subito dalle sopracciglia. Non ho fatto skincare ancora, proprio perché voglio fare prima le sopracciglia e ultimamente mi sto trovando, devo dire, molto molto meglio nel farle prima di fare skincare, perché sto utilizzando ormai solo le penne per sopracciglia e devo dire che le penne per sopracciglia lavorano decisamente meglio prima della skincare, perché se c'è qualcosa di grasso, qualcosa che va ad interferire, non scrivono oppure si sciolgono. Come penna per sopracciglia uso questa di Puro Bio, la Feel Brow, la numero 04, che è la più scura, e inizio tracciando qualche peletto qua alla fine della mia codina, così. Non le riempio completamente perché io faccio un mix tra due colorazioni. Questa è praticamente uguale al colore del mio pelo, però siccome comunque le mie sopracciglia sono troppo scure, mi piace sempre un po' andare a stemperarle utilizzando una tonalità più chiara, e questa è la numero 03. Quindi vado sempre qua ad aggiungere qualche peletto in questo modo. E con questo colore disegno anche i pelettini qua all'inizio delle sopracciglia, non tanti perché non voglio un effetto appesantito del sopracciglio, però comunque mi piace non vedere buchi. Con un pennellino vado e le pettino, e adesso vedo se c'è qualcosa anche qua sotto. Ad esempio, qui vedo che ho un buchino, quindi vado a riempirlo. Pettino adesso le sopracciglia con il, mi dimentico sempre, Brow Glaminate di Mesauda. È ottimo questo gel per sopracciglia, costa anche relativamente poco rispetto a quello di Benefit o altri gel per sopracciglia in commercio, e fissa le sopracciglia veramente molto molto bene. Non fa pallini, non, durante la giornata non diventa tipo cemento, cioè veramente bello. Bello, 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 mi piace un sacco e lo sto utilizzando praticamente sempre, e lo sto utilizzando a volte anche per fissare tipo i baby hair in questa zona. Ok, adesso faccio skincare e non so se farvela vedere oppure no. Magari ve la faccio vedere usando qualche prodottino diverso dai soliti di Yepoda o Dewt. Ma dai, sì, la facciamo insieme, così faccio vedere anche qualche prodotto diverso. Questo non è low cost, a livello di skincare low cost non ho praticamente nulla. Mi piace per la cura della pelle andare a spendere un po' di più, soprattutto visto che la mia pelle, insomma, non è che sia poi così simpatica. Allora, inizio utilizzando questo siero di Biotermi, il Life Plankton Elixir. Questo siero lo sto testando da poco, lo sto provando, quindi ancora non so darvi una opinione definitiva, però per il momento devo dire che mi sta piacendo. Trovo che sia idratante, leggerissimo, ha una pompetta, vedete così, per depositare il prodotto, si asciuga in un attimo e sotto il make-up è veramente perfetto. Poi vitamina C, mattino uso questa di Naturium, questa mi sta piacendo tantissimo, la sto usando da un bel po' e contiene vitamina C, Complex Plus di acido ialuronico e vitamina E. Ha questo colore leggermente giallino, texture leggera, ma non va a seccare la pelle, non la lascia disidratata. Con alcune formule devo dire che mi è successo. Con questa no, probabilmente perché contenendo l'acido ialuronico è formulata in maniera tale da donare anche idratazione alla pelle, e dopo questo siero la pelle è proprio più rimpolpata e luminosa. Guardate già che differenza, io ho una pelle secca e opaca, soprattutto in questo periodo, quindi devo
proprio andare a donargli lucentezza. Allora, per il contorno occhi uso due prodotti. Il primo che utilizzo è questo di Embrylisse e il brand mi ha inviato tre prodotti: la loro classica crema che io tengo sempre nel mio kit, poi questa crema che abbiamo visto già in azione in qualche video precedente, colorata, che dona luminosità e idratazione, e questo contorno occhi. Questo ha un effetto ghiaccio, quindi è perfetto per andare a riattivare la circolazione, va a sgonfiare e leggermente a schiarire. Io lo vado ad utilizzare come primo step di idratazione, siccome è un contorno occhi particolarmente secco. Quindi applico lui, lo tampono, è leggerissimo, vedete, è fatto così sotto forma di stick, però per me non è ovviamente abbastanza, quindi vado a stratificarci sopra il contorno occhi Vino Source di Caudalie. Vedete però già come è andato leggermente a schiarire ed illuminare. Mi piace veramente un sacco. Per chi non ha un contorno occhi secco o ha una pelle giovane, anche quello da solo devo dire che è molto efficace. Per me non è abbastanza. Contorno occhi di Caudalie, vabbè, ormai lo conoscete perfettamente, lo sto utilizzando da diversi mesi, mi piace moltissimo. Costa, perché costa abbastanza, però è un buon investimento per chi vuole può spendere, e per chi vuole un contorno occhi che sia altamente performante a livello idratante e tensore. Comunque scrivetemi dai nei commenti cosa farete voi per questo Natale, perché voi sì, ci sarà Capodanno, ma ci saranno altri video di mezzo, farò anche un look per Capodanno. Sono molto molto curiosa, io farò qualcosa di semplicissimo, in realtà la mia famiglia è molto piccola, farò una cena la vigilia qua a casa e poi il 25, non so esattamente cosa farò un po' lì, perché quest'anno non c'è tanta organizzazione. Vado con la crema di Charlotte Tilbury, la Magic Water Cream. Dicevo che quest'anno non c'è tantissima organizzazione, infatti io non sento affatto il Natale quest'anno, non so se è perché crescendo si sente sempre di meno, ma vi giuro che non mi sembra che tra due giorni praticamente, perché io sto registrando questo video prima, cioè oggi è venerdì, sarà la vigilia di Natale. Cioè è strano, perché non lo so, gli anni scorsi era diverso, quest'anno è stato un anno molto particolare, sotto certi punti di vista anche più brutto degli anni precedenti. Non che gli anni precedenti siano stati fabulous, però diciamo che quest'anno è stato particolare, ci sono state tante difficoltà, non è stato in salita solo per me, io lo so, è stato in salita per tante tante persone, quindi non lo so, sono un po' così. Adesso applico il lip balm, uso questo qui di Puro Bio, questo è low cost, il Balmy nella versione Pink Grapefruit, anche un pochino di colore, così sembro già più viva. E come ultimo tocco ho iniziato da 3 giorni a usare questo siero di Puro Bio per le ciglia, si chiama Get Better, è di questi così con lo scovolino da applicare come se fosse un mascara, quindi non di quelli che si applicano sulla palpebra. E ho voluto fare questo tentativo perché io stavo utilizzando l'anno scorso quello di Grande Lashes, che oltretutto costa pure un occhio della testa, poi mi è venuto fuori tipo uno sfogo nell'occhio, ma io non l'avevo associato al siero, l'avevo associato semplicemente alla mia pelle. Ho notato poi che interrompendo quel siero mi è passato. Quest'anno ho voluto fare una seconda prova, perché ovviamente le cagate non è che le facciamo una volta, le facciamo ripetutamente. Ho voluto riprovare e ho notato che dopo pochi giorni nuovamente avevo quello sfogo. Finito di applicarlo, l'ho lasciato lì da una parte,
Sarei molto interessata a provare quello di Swede, però vi dico, cioè, se me lo dovessero inviare lo provo, però spendere 50 euro per un prodotto che potrebbe farmi venire allergie, che devo sospendere l'uso dopo una settimana, mi darebbe molto fastidio, mi girerebbero particolarmente. Non so se voglio iniziare dalla base, forse sì, perché non voglio vedermi così, quindi inizio dalla base e oggi vado a riprovare questo Tinted Serum di Catrice, che avevo utilizzato in periodo estivo ma era troppo chiaro. Secondo me è troppo chiaro pure ora, però vabbè, lo aggiusteremo. La tonalità è 010N, mi ricordo però che era veramente molto molto bello, una texture abbastanza sottile come quelle che piacciono a me, ma allo stesso tempo coprente e rimpolpante. Vado col pennello perché prediligo con questo tipo di formule andare con il pennello e iniziamo. Vedete, super leggero, forse potrebbe andare bene. Sono più bianca del bianco del muro che ho dietro. E comunque vi dicevo appunto che sarei curiosa di provare il siero di Swede, però non so se voglio buttare 50 euro. Vediamo, ci penserò. Sicuramente andrò a rifare la laminazione, perché voglio rifare la laminazione. Io sì, faccio la laminazione, ma su di me non riesco, cioè io sono una persona perfettina e le ciglia le voglio perfette. È inutile, ma quando ci si fa da soli la laminazione l'effetto non è bello, anche quelle tipo da fare a casa, che le persone si fanno a casa, l'effetto non è bello perché le ciglia non sono tutte perfettamente curvate in maniera uguale e tutte belle dritte separate, ma magari sono un po' di là, un po' di qua, e a me questa cosa non mi piace, perché poi vi va a rendere anche più difficile ad esempio l'applicazione del mascara. Guardate che bello questo fondo, coprenza molto leggera, però è bello, luminoso, e poi sulla pelle è bello fondente. Ne aggiungo un altro pochino, voglio stratificare un po'. Stavo pensando effettivamente al look da realizzare, non so bene ancora cosa voglio fare, però voglio fare qualcosa che davvero mi piacerebbe portare per il giorno di Natale. Allora, sicuramente ho una palette dei toni nude. Sulle labbra non so se tipo mettere un rosso oppure un rossetto magenta bellissimo. Comunque ho fatto anche dei look per la piattaforma verticale, la chiamiamo così, stupendo quel colore. Magari potrei fare quello, perché è un'alternativa al classico rosso effettivamente. Cioè, guardate questo fondo, ditemi che non è pazzesco, è bellissimo, veramente bellissimo. Ok, allora proseguiamo, vado con il Wonder Stick di NYX. Mi chiedete sempre che tonalità utilizzo, adesso ve lo dico, questa è la Light Medium. Inizio a dare un pochino di tridimensionalità e colore a questo visino. Ah, a proposito, oggi vi sto facendo 12.000 domande, mi odierete, ma voglio assolutamente sapere questa cosa, perché ho fatto un sondaggio anche negli altri social, ma qua non l'ho fatto, quindi probabilmente lo farò anche qua, magari stasera, per dirvi questa cosa. Allora, voglio fare un po' di video con nuovi prodottini low cost, perché l'altro giorno stavo riguardando i video che ho fatto quest'anno e ho notato che quest'anno un po' è mancato il low cost qua sul canale, e questo mi dispiace perché effettivamente molto spesso ho trovato prodotti validi low cost, quindi voglio sicuramente riprendere dal 2024 delle rubriche dove provo prodotti low cost. La domanda in questione era: full face monobrand oppure provo prodotti tipo faccio un video con vari acquistini low cost? Mi faccio anche qui la domanda perché negli altri social ha vinto i vari acquistini low cost, quindi al momento propendo di più per fare i vari prodotti low cost, però ditemi anche voi. Molto carino il Wonder Stick di NYX. Blushino, allora, come blushino volevo riprovare questo qua di Astra, che ho provato solo una volta quando ho fatto il video, non mi ricordo effettivamente come fosse, quindi mi è caduto
Disaster Ambra, sei un disastro. La colorazione è questa, che dovrebbe somigliare un pochino, tipo è sulla scia di Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Sembra carino. Mi sto trovando troppo bene a sfumare i prodotti in crema con questo pennello. È un duo fibre di La Masca, bellissimo. In realtà è un foundation brush, però a me per il fondotinta non piace tanto il duo fibre. E devo dire che invece per le creme è molto bello. Allora, la pigmentazione devo dire bassina. In video probabilmente neanche si vede perché comunque si perde un po' di colore. Invece qua lo vedo, ma proprio leggerissimo. Non voglio stratificarlo troppo troppo perché comunque ha una perla all'interno e quindi non voglio metterne troppo, abbondare. Al massimo stratifichiamo dopo il blush in polvere. Andiamo a fare color correction perché queste occhiaie, anzi devo dire che il fondotinta comunque, dai, le ha coperte abbastanza. Applico questo colore, l'HD di NYX, colorazione CW03. Vorrei provare quello di Huda. Ho visto che c'è la colorazione Pink Pomelo, che potrebbe essere adatta alle mie esigenze. Oltretutto io vergogna perché non ho ancora provato quel correttore di Huda. Probabilmente sono l'unica nel universo a non averlo ancora provato, ma devo rimediare assolutamente. Questo di NYX è carino perché è molto sottile. Questa tonalità riesce, vedete, a neutralizzarmi questa occhiaia malvagissima che ho in questo periodo. Ok, iniziamo con il look occhi. Neutralizzo la palpebra, correttore, come sempre utilizzo il Bare With Me di NYX, che mi piace moltissimo, lo sapete, è un correttore low cost validissimo. L'unica cosa che, l'ho sempre detto, trovo scomodo è l'applicatore. Però per il resto nulla da dire. Elastico, media coprenza. Io non lo trovo così coprente come dicono certe persone, perché alcuni dicono ha una coprenza pazzesca. Secondo me no, una coprenza media, però è molto bello perché non segna, risulta idratante, cioè per chi ha un contorno occhi secco continua a dire che è una formula veramente incredibile. Non ho preso la cipria, devo fissarmi la palpebra. Ero un po' in difficoltà perché non ho molte cipre low cost, ma uso la Silky Powder di Puro Bio. Ha questa colorazione leggermente giallina, molto carina. Mi ricorda effettivamente, ora che ci penso, come che si chiama? Quella di Elf che ho provato qualche anno fa, la forse tipo Elo Glow. Potrebbe chiamarsi così, mi ricorda quella cipria. È bella sottile, luminosa, anche qua se avete pelle secca, questa è molto carina da appuntare, anche perché cipre low cost carine in polvere libera è difficile trovarne, è più facile trovare compatte carine. Andiamo con il look occhi. Ho scelto lei. Oltretutto anche a livello di palette devo ristudiarmi la situazione low cost per vedere cosa è successo. Ho scelto questa di Wet n Wild che a me piace tantissimo, riuscendo ad aprirla. La colorazione è Nude Awakening. Io rido quando non so pronunciare bene le cose. Oggi mi parte l'unghia, no, Ambra, prima di Natale no, Prima di Natale l'unghia deve rimanere attaccata perché devono durarmi anche per Capodanno, voglio dire. Questa è la palettina, ditemi che non è troppo carina. C'è questo colore, a parte che abbiamo un marrone freddo, abbiamo anche questo marrone caldo, abbiamo colorini caldi tipo questo, ma anche questo bel tipo marrone borgogna, troppo carino. Allora facciamo così, procediamo per step perché non so ancora esattamente cosa voglio fare. Prendo questo colore, lo uso come colore da transizione, quindi inizio qua a delineare la mia crease. Devo dire che è molto molto simile al colore della mia pelle, però crea
una bella ombra fredda ora che guardo in video, molto carina per strutturare il look. Non la uso da un po' questa palette, quindi è un po' come se stessi facendo una first impression perché non la uso veramente da un sacco di tempo. Io vado qua nella piega, vedete, vado proprio in maniera diffusa, in maniera morbida e vado a sfumarmi verso la tempia. Poi stasera è il compleanno di mia nonna, quindi dovrò andare al suo compleanno. Questo è il look che porterò fino a stasera, quindi devo creare qualcosa di decente perché non mi devo struccare. Dovete sapere che è successa una cosa questi giorni che è da un po' che non provavo quella sensazione. Praticamente ho registrato un reel di un look che io volevo fosse il look di Capodanno. È uscito qualcosa di terribile, ve lo giuro. Brutto, brutto, non registravo un look così brutto da un sacco di tempo. Non so ancora perché non mi piaccia. Ne stavo parlando anche con una mia amica e lei mi ha detto: la fotocamera mi ha abbandonata. Bene, non so fin dove ha registrato. Comunque, dicevo, parlavo con questa mia amica di questo look terribile che ho fatto e lei mi ha detto: riguardatelo domani, guarda che magari oggi è una giornata no, se continui a riguardarlo ti farà sempre più schifo. Ottimo consiglio, però io l'ho riguardato il giorno dopo e mi faceva più schifo del giorno prima. Come sia possibile, non lo so. Questo colore mi ricorda tanto un colore che avevo nella Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Ora, come l'ho guardato, mi ha proprio ricordato quello. Sapete che vi dico? Lo userò. Lo prelevo con un pennellino a penna, perché poi ha all'interno anche del burgundy. Mi piace moltissimo. Comunque, vi dicevo, la mia amica mi dice: Ambra, smettila di guardarti quel video, anche perché tanto più lo guarderai, più ti farà schifo. Spoiler, sì, è verissimo. Riguardalo domani mattina, magari oggi vedrai una giornata no, domani magari lo guardi, ti piace. Ecco, il giorno dopo l'ho guardato e niente, continuava a non piacermi. Quindi alla fine l'ho cancellato perché sì, io mi guardo qua, non c'è uno specchio. Vedete, io abituata con le palette dove c'è lo specchio, vabbè, prendo questo. E quindi niente, mi ha preso questo momento di sconforto perché capita sì di fare i look che ti piacciono di più e look che ti piacciono di meno, cioè è normalissimo. Però quello proprio, cioè, vi giuro che lo odiavo, cioè lo stavo davvero odiando, lo trovavo proprio brutto. E alla fine, oltretutto, secondo me non era neanche un problema del look, un problema tipo dell'inquadratura, perché quel tipo di inquadratura, boh, mi faceva sembrare tipo strana, non lo so, non mi piaceva particolarmente. Quindi niente, queste sono tutte le paranoie contro cui deve lottare chi registra contenuti che a volte guardi tipo non ti riconosci, c'è una roba strana. Allora, questa palette ha dei colori carini, questo mi piace veramente un sacco, molto nelle mie corde. Spolvera tantissimo in cialda. Il colore non è burrosino, sono secondo me abbastanza secchini, però scrivono. Con un pennellino più piccolo vado e aggiungo un po' di nero, soprattutto qua vicino alla rima ciliare, e sfumo verso l'esterno. Stavo un po' swatchando gli shimmer per capire un po' quale mettere. Voglio provare con questo. In realtà non è un shimmer, ma è tipo un satinato, non è un ombretto shimmer, ok? Non voglio mettere troppo shimmer forse negli occhi. Ultimamente, io ve lo dico, sto un po' andando in fissa con i look opachi. Ora voi direte: Ambra, cosa succede? Cosa ti succede? Stai bene? Non lo so, mi stanno piacendo un sacco i look opachi, oppure se c'è lo shimmer, comunque qualcosa di, vedete, cioè
neanche shimmer, proprio satinato, tutto shimmer. Neanche shimmer, così proprio satinato. Tipo anche la palettina che ho di Yves Saint Laurent ha questo shimmer, però è tipo un effetto bagnato, delicatissimo, molto bello. Ok, allora voglio mettere una matita color burro, perché un'altra delle cose con cui sto andando in fissa è la matita color burro. Mi piace come vado ad aprirmi lo sguardo. Piego le ciglia. La palettina ha fatto un po' di fallout, ma effettivamente sono riuscita a toglierlo molto facilmente. Provo un nuovo mascara, non l'ho mai provato, è il Little Master Curling Mascara di Mia Cosmetics. Ha uno scovolino stranissimo, l'ho aperto prima, è piccolo, in elastomero e ha questi dentini da una parte e dall'altra sono molto più fitti. Non lo so, vediamo com'è. Il fatto che sia piccolo come scovolino mi piace perché riesce ad aggrapparmi sicuramente bene anche le ciglia, queste che ho più in fondo. Vedete, un altro dei motivi per cui amo fare la laminazione è perché queste ciglia che ho qua in fondo riesco ad acchiapparle molto più facilmente. E un altro dei motivi per cui è difficilissimo farmi la laminazione da sola è proprio questo, che avendo delle ciglia proprio qua alla fine, alla fine, alla fine, cioè una persona ti deve proprio vedere da fuori. Infatti mi ricordo la prima volta che ho fatto la laminazione con la mia amica Claudia, lei mi ha detto: hai le ciglia fino alla fine dell'occhio. È un po' un casino. Oh! Bello questo mascara. Mi sembra che abbia una formula abbastanza secchina, quindi vado a fare subito la prima passata, cioè la seconda passata, perché se si secca poi non riesco a stratificarlo. È anche bello nero. Molto carino questo mascara, molto molto carino. Devo dire bello volumizzante più che allungante. Adesso correttore. Correttore per andare a illuminare la zona del perioculare. Devo dire che tra fondotinta e correttore correttivo già la situazione non è male, però a me piace sempre avere questa zona bella luminosa. Vado anche qua a correggere il make-up. Guardate che bello il correttore di NYX, è stupendo. Ah, comunque per dirla tutta, cioè, a proposito, stavo pensando a quanto è figo questo pennello di Nabla. Non ho detto nulla, l'ho pensato e basta. Questo pennello di Nabla mi piace moltissimo per la stesura del correttore e del set Aquamarine, numero 206. E stavo pensando al fatto che vi ho detto che per il Black Friday avrei comprato un set nuovo di pennelli. L'ho acquistato, boh, non arrivava. Poi ho visto che è stato spedito da Austin. Niente, ha impiegato un bel po' di tempo, ma ieri finalmente è arrivato da me. È il marchio BK Beauty. Tutti ne parlano super bene, ma veramente, veramente bene. Utilizzo il duo di Puro Bio con il pennello di Puro Bio, che ogni volta mi chiedete quando lo utilizzo che pennello è, perché è molto comodo, piccolino, cioè la dimensione in realtà è perfetta per andare qua vicino alle tempie, applicarlo bene con precisione. Questa shade è la numero 1, quindi la shade più chiara, bellissimo. Il colore è stupendo. Vado anche un pochino qua nel naso. E anche il blush che cioè, mi prude l'occhio, ma che fastidio! Cioè, mi prude tipo la rima interna. Prendo anche un po' di blush. Questo colore è fantastico. Lo applico così. Vado ad accendere queste guance che così mi vedo troppo pallida. Ah, meglio. Io ho una dipendenza dal blush comunque, cioè io senza blush non so proprio stare. Riprendo il pennello che ho usato prima, così fondo bene le tonalità e vado anche dall'altra parte. Così sto fissando quello che ho messo prima di Astra. È opaco questo blush, però comunque sotto vedete che la luminosità di quello di Astra comunque traspare. Riprendo il pennello, sfumo. Qua prendo il pennello che è stato per il fondo, vado a fare questo giochino, così fondo bene bene i prodotti.
Adesso con la cipria di Puro Bio prendo sempre un po' di prodotto e mi vado a fissare alcune zone qua, anche perché cioè, questo make-up mi deve durare comunque fino a stasera, quindi per forza devo fissare, altrimenti tra poco non avrò più nulla. Vedete che opacizza, però comunque non toglie la luminosità della pelle, per questo questa cipria mi piace. Vado in pratica in tutte le zone che non sono andata a fissare con le polveri. Fisso anche il contorno occhi. Per il contorno occhi però vado con un piumino. Al massimo stasera, se vedo che il contorno occhi è un po' provato, ci spruzzo un po' di setting spray. Lo facciamo rivivere subito. Guardate quanto illuminante, stupenda sta cipria, top. Ma poi è bella levigante, bella piallante. Io che mi sono presa quella di Givenchy a 50 euro, rimanendole delusissima oltretutto. Sapete, forse è stato anche quello che mi ha fatto venire voglia di riprovare prodotti low cost. Ok, riprendo il pennello del blush, arrivo qui così, ammorbidisco il tutto con un po' di setting spray. Uso questo di La Masca. No, carino questo setting spray. L'unico problema è che vi fa la doccia, letteralmente la doccia. Facciamo asciugare un pochino e facciamo le labbra. Per le labbra faccio questa combo troppo bella. Applico la matita cappuccino di Rimmel Nude freddo barra neutro. Dopo aver fatto il contorno con la matita, vado con il Super Stay Matte Ink nella colorazione Optimist. Ci sta per Natale, no? È questo magenta bellissimo. Lo adoro. Concludo il mio look sfumando un pochino di questo colore qui, ma pochissimo, giusto qua nella parte finale. E poi prendo questo e vado qua sotto, giusto a enfatizzare così un pochino l'occhio. Ovviamente andiamo di illuminante che non può mai mancare e utilizzo questo in polvere di Revlon, molto carino, la tonalità 201 Daybreak Glimmer. È stupendo questo illuminante perché è sottilissimo e oltre ad essere sottilissimo non ha glitter, quindi è solo pura riflettenza. Ok, direi che ci siamo. Bene tesori, per il video di oggi io direi che è tutto. Mi raccomando, scrivetemi un commentino qua sotto e scrivetemi, datemi un po' di risposte alle domande che vi ho fatto e poi fatemi sapere se questo look vi piace. Per il video di oggi è tutto. Io vi auguro un buon Natale, visto che domani sarà la vigilia. Noi ci vediamo la settimana prossima con dei nuovi video e con un bel look per Capodanno. Per il video di oggi è tutto, vi saluto, vi abbraccio e vi mando un grosso, grossissimo bacio. See you soon!